cosa è stato questo libro per me? Intanto, come tante donne, anch'io ho avuto problemi di disturbi alimentari, nella mia fattispecie, la bulimia. Tutto nato, leggendo poi il libro di Costanza, libro che racconta un livello di bulimia e pure di anoressia sicuramente molto più grave di quello che ho avuto io. Io non ho mai preso farmaci, mai fatto nulla di questo, se non mangiare a crepapelle, ingrassare, non volermi più vedere, non uscire di casa, rinchiudermi. E poi il vomito. Il vomito perché? Perché un cugino, quando malauguratamente avevo 17 anni e non ero per niente grassa, sono sempre stata mangiona fin da piccola, un cugino molto più grande di me, di 15-20 anni più di me, bellissimo uomo, mi disse: "Guarda, io per tenere il peso regolare..." Lui è veramente bello, ancora adesso che non so, avrà quasi 70 anni, è un uomo particolarmente bello. E mi disse: "Ma guarda, è una cosa così semplice, ti metti due dita in gola e vomiti." Ecco l'esempio negativo. Tu nel libro, io non so quanto questo tuo libro sia autobiografico, dall'enorme quantità di dettagli, cioè non so neanche se ti scoccia che te lo si chieda. È la No, tipica. l'ho detto tranquillamente, ma no, l'ho detto abbastanza. Diciamo che il libro non è autobiografico, però ho prestato al protagonista i disturbi alimentari, il mio vissuto con i disturbi alimentari, e siamo i più vicine proprio nell'infanzia di Matteo, insomma, appunto nella mamma che ti dà i lassativi, nella mamma che ti insegna a stare, e quello sì, è quello che ho vissuto io, insomma. Poi le nostre vite si distanziano, ma tutte le volte in un modo, siamo molto diverse poi, soprattutto verso la fine del libro, siamo estremamente diverse, però insomma, diciamo che nell'infanzia e nel nucleo di questi disturbi alimentari, credo che siamo molto molto simili nell'abuso di farmaci. E così io mi ricordo mia mamma che teneva sulla mensola della cucina, la protagonista, una mamma di Matilde, la protagonista del romanzo, senza un po' preoccuparsi, sai, erano quegli anni lì, gli anni 60, la famiglia, da questo punto di vista, mia mamma era bulimica, fortemente bulimica, quindi chiaramente aveva dei problemi psichici, perché disturbi alimentari sono disturbi mentali, e lo sai bene, e lei non si preoccupava proprio, evidentemente il suo dolore era così tanto che lei, come dire, lo sublimava anche sfoggiandolo così, anche esasperandolo, proprio vedere, perché evidentemente non ci fossero dubbi. Tutti i medicinali di questo tipo da noi stavano proprio sulla porta della cucina, si potevano prendere facilmente. Mia mamma non si preoccupava di nascondersi quando vomitava, durante il pranzo lei si accennava, andava in bagno a vomitare, un po' esattamente come ho descritto, e noi correvamo dietro, erano spaventati, e poi piano piano queste cose diventano parte della tua realtà, il primo modello famiglia, e quindi ti sembra una cosa normale. Quando poi ti confronti fuori, sai che non è una cosa normale, però quella è la tua, il tuo modello è quello, sei cresciuto così, e quindi poi infatti hai fatto tutta una serie di cose, io ho fatto tutta una serie di cose, e la dipendenza chiaramente poi, se tua mamma quando hai 8 anni ti dà due pillole, poi diventano 4, 6, 8, eccetera, diventi anche tu, fatta questi lassativi, e poi io mi ricordo quando ero adolescente, tiravo per le farmacie, perché chiaramente non me li volevano dare, mi dicevano: "Ma sei sicura che sono per te? Ma perché sono tutti questi lassativi?" Allora io devo fare il giro delle farmacie, poi un'altra farmacia, poi un'altra farmacia, e insomma è una situazione abbastanza complicata, lo sai bene. Senti Costanza, io non so come tu senta la mia voce, ma la tua un po' va e viene, cioè è tremolante. Io ti sento bene, forse siccome sono in piedi, magari mi muovo, ecco, sposto il peso da una gamba all'altra per star comoda, e tenterò di stare più ferma, probabilmente è quello. Ecco, va bene. Dunque, quindi abbiamo, diciamo, una certezza che esiste un cattivo esempio, cioè esiste qualcuno che un giorno ti dice che
essere grassi è il grande problema della vita e quindi ti accende qualcosa per cui anche tu cominci ad avere il terrore di essere grasso e questo terrore ti accende il desiderio del cibo. Dopodiché c'è la soluzione che ti viene rappresentata, che metti due dita in gola, cosa ci vuole, vomiti, e nel tuo caso pure prenditi dei lassativi. La voce di Costanza non si sente benissimo. E cosa devo fare? Io sono dunque. Allora, mi avvicino di più, vediamo così. È strano perché. No, adesso ti sento bene. La prima che ti. Cioè, magari siediti, magari e stai sempre vicino al telefono in modo che non vada e venga la Lontano voce. così, va bene, ok. Ecco, dunque, quindi devo dirti che il tuo libro l'ho trovato che ha l'aria di essere, diciamo, intanto è usato. La prima persona fa sempre pensare che sia un racconto autobiografico. E quando io ho scritto dei romanzi o dei libri in prima persona, tutti mi hanno sempre chiesto: ma sei tu la protagonista? che è una cosa che a me scocciava perché io in genere mi diciamo autorappresento magari anche in 10 persone diverse di un libro. Cioè, c'è un pezzettino di me ovunque, come c'è un pezzettino di persone che ho conosciuto ovunque sparpagliato, e poi uno fa una costruzione narrativa. Alcune cose sono totalmente inventate, altre sono esperienziali, come si dice. Il tuo libro, però, ha una tale precisione di dettagli nel raccontare e nel descrivere cos'è essere grassi. E la sofferenza che ne viene, e anche la deprecazione sociale, e le enormi umiliazioni, ci sono degli esempi che io penso saranno indimenticabili, per esempio in volo, Air France, non c'è la prolunga della cintura di sicurezza, e alla fine vieni fatta sbarcare perché dopo sforzi con tutti i vicini di volo, di sedile, che ti consigliano su come strizzare questa cintura per riuscire a chiuderla, non si riesce e ti fanno scendere davanti a tutti. Sono delle cose che distruggono, che ti fanno passare per sempre la voglia di uscire di casa, di viaggiare, uccidono la tua autostima e invece ad alcuni funzionano come molla, anche, non so, un signore che ti ferma alla posta e ti dice: mia moglie, guardi, perché non si opera? Mia moglie si è operata. Ecco, sono consigli non richiesti che magari ad alcuni accendono la voglia di reagire e di dimagrire, per altri sono sonore umiliazioni e basta. E però volevo dirti anche che per chi vede una persona obesa è difficile capire qual è il limite di compartecipazione in cui dici forse devo intervenire io non la conosco questa persona, ma forse se intervengo l'aiuto perché gli do un impulso, le do un impulso a uscire da questa bolla in cui si è rinchiusa di autocompiacimento, autosofferenza, auto qualsiasi cosa e magari la smette e inizia una dieta, come capita con quelli che fumano, no? Un giorno io, non so, fumavo, poi a un certo punto a 33 anni mi sono fidanzata con uno che trovava che il fumo puzzava e me lo diceva. Io allora fumavo solo quando ero da sola e lui mi diceva: guarda che puzzi. E io ho smesso di fumare per non puzzare, per non puzzare di sigaretta. Per cui ti chiedi sempre, forse devo intervenire, devo aiutare questa persona a rendersi conto che può esserci un modo diverso e poi però è anche. Invece può essere un'umiliazione che tu dai a quell'altra persona, l'ennesima umiliazione che la spinge, le dà la spinta ulteriore per rotolare verso il baratro di questo disagio fisico che poi è un disagio di affetto, affettivo, di relazione con sé e con gli altri. Tu come la vedi questa cosa? Ma io l'ho vissuta sempre abbastanza male. Io non ho trovato, tra l'altro, trovo che sia estremamente supponente e arrogante pensare di aiutare uno straniero dicendo cosa deve fare. Mi sono trovata sempre
anni che mi volevano dire che cosa dovessi fare, come se io non fossi intelligente abbastanza per capirlo, come che queste persone non capiscono che c'è qualcosa di più profondo e più grave. E secondo te me lo devi dire tu, estraneo, non me l'ha già detto la mia famiglia, i miei amici, come ti viene quella storia che ho raccontato lì della posta? Quella non è una mia storia, è una storia che è capitata da me, però ecco, che ho raccontato di qualcun altro. Ecco, come ti può venire? Io non lo farei mai con nessuno, di avvicinare un estraneo e dire guarda, sei esagerare, cioè come ti permetti? Certe cose non le vogliamo proprio sentire. E nel caso di tantissimi, poi sono dette anche con una certa aggressività, ecco, sono dette con comunque lo dico per te, secondo me è sbagliato, in realtà fa bene soltanto a chi lo dice. E poi bisogna anche pensare che ecco, evidentemente c'è un disturbo, evidentemente quella persona, se si potesse aiutare, si aiuterebbe, non ha bisogno del tuo dirle cosa non va bene, perché lei lo sa già, ci vive lei in questa situazione. Quindi queste cose la maggior parte delle volte peggiorano soltanto. Io mi ricordo che non riuscivo più a uscire di casa, perché avevo qui era come, poi sai, il fatto è che quando il disturbo alimentare è un disturbo mentale, quindi sei fragile psicicamente. Non hai una percezione giusta né di quello che succede fuori né di te stessa, e allora tutto ti fa male. E io mi ricordo che avevo appunto di casa uno in particolare, era insopportabile, mi metteva le mani sui fianchi, ogni volta mi faceva la battuta che ero ingrassata, io veramente non riuscivo più a uscire di casa. Infatti lo racconti, no? Che si guarda fuori dallo spioncino per vedere se c'è qualcuno. Uno, Matilde esce con l'ombrello anche quando non piove. Sì. Spera che piove. Sì, quello è un dettaglio pazzesco, l'ombrello per nascondersi. L'ombrello per nascondersi, io l'ho fatto tantissime volte. L'altro, poi io chiaramente ho fatto un percorso di psicoterapia, un percorso su me stessa, un lavoro su me stessa e tutto quanto. Non ho finito questo percorso, perché comunque dai disturbi alimentari di fatto non è come una malattia, no? Che puoi guardare. È una cosa che alla fine ti porti un po' dietro per tutta la vita, magari ecco, ne sei venuta fuori, però ci sono sempre questi trigger, sei sempre sensibile, per esempio l'isolamento, che è il peggior nemico dei disturbi alimentari che abbiamo vissuto. Ecco, l'isolamento può portare una persona che sta facendo un percorso in un senso o nell'altro, quindi un recovering anorexic, una che sta guarendo, una bulimica che sta guarendo, eccetera, a fare esattamente quello che le fa male, cioè a cadere nel disturbo, dopo che attraverso la socialità, attraverso la terapia di gruppo, si cerca di non fare del cibo il tuo unico centro della vita e non sei un altro. Quindi poi ci sono questi trigger, però ecco, come dire, io sono venuta fuori, io ho attraversato tutti i disturbi alimentari nella mia vita, quasi tutti, insomma, così, però poi sono migliorata, sono uscita, eccetera. Però ti devo dire che l'altro giorno ho incontrato via video, insomma, una persona a me passato, ma che non vedevo da 20 anni, che non sentivo da tanti anni. L'unica cosa che mi ha detto, invece di dirmi come stai, che ho pensato, eccetera, eccetera, è quella cosa che mi ha detto: ah, ti ho vista in TV l'altro giorno, devi dimagrire. Ora, e ti dico, questa persona l'ha detto molto allegramente, poi con molta leggerezza, con tanta allegria si fanno queste cose, e poi vai, continui a fare le tue cose, mentre invece quella persona è ferita. E poi ci quel giorno io mi sono messa a piangere, quel giorno ho pensato per tutto il pomeriggio. E non si può dire: ah, sei tu che sei troppo sensibile. No, è l'altra persona che è una strafona, o che comunque dovrebbe stare zitta, ecco. Eh sì, soprattutto su questa cosa della grassezza, che alla fine è uno dei modi di bullizzare qualche bambino, cioè qualche persona, più diffusi, più atavici. Cioè, mi ricordo, io stesso ho sempre avuto l'ossessione della grassezza, cioè, che poi mi ha portato appunto a stramangiare, a essere sempre ingorda, perché sentivo sin da piccola disprezzare i grassi, quel grassone, quella palla di lardo, era, venendo soprattutto da una famiglia di asciutti, di molto magri, c'era questa
sempre questa specie di guardare gli altri come se l'essere grasso fosse appunto una debolezza della personalità. La frase, per carità, non l'ho sentita nella mia famiglia, però che ho sentito più volte nella mia vita, da Auschwitz nessuno è uscito grasso, che è una frase spaventosa, orribile. A me l'hanno detta, l'hanno scritta sui social, l'hanno scritta su Twitter e io ho segnalato, era tanti anni fa, magari non c'erano tutte queste attenzioni verso le ex, ecco, non facevano così tanti colpi e io l'ho segnalato subito su Twitter, ma non hanno fatto nulla, non hanno risposto, avevano risposto che non avevano riscontrato alcuna violazione, che è una cosa terribile. Beh, questa è la più aberrante delle frasi. Io l'ho sentita dire a un medico che scherniva dei suoi pazienti che andavano a chiedergli pillole per dimagrire, cioè, non so, anfetamine, cose di questo genere che li aiutassero a dimagrire. E lui che mi riferiva a questa cosa di tutti questi pazienti che andavano a chiedergli queste cose, diceva. Ma gli basterebbe non mangiare, del resto da Auschwitz mai nessuno è uscito grasso. Io dicevo, ma no, ma guarda, probabilmente c'è anche una fisiologia, c'è anche chi ingrassa di più. Io, per esempio, per fortuna ho un buon metabolismo con tutto quello che mangio. Ci sono persone che mangiano quanto me e sono anche meno di me e invece tendono a ingrassare. Ecco, esiste, e lui dice: no, no, guarda, non esiste il metabolismo. E appunto mi disse quella frase che mi ricordo che mi ha lasciato totalmente scioccata, e poi ho smesso di frequentarlo perché era, cioè, ho pensato: un medico che pensa così è troppo Purtroppo impietoso. non lo si dice perché, ecco, sembra un'aberrazione, ma per tanto tempo la medicina è stata parte del problema, la stessa medicina che ancora in tante Stai più aree, vicina, Costanza, dicevo, perché. purtroppo la medicina da tantissimo tempo, anche se fa brutto dirlo, è stata parte del problema. La medicina che identifica l'obeso come obeso mostruoso, superando certi parametri, lo mettono proprio nella diagnosi. Allora tu pensa, se tu stai tentando di venire fuori, tu dici, va bene, ecco, nel caso dell'obeso, magari solo obeso, che non ha un disturbo alimentare o tutto quanto, però comunque ha delle fragilità, l'obeso ha delle fragilità, no? Allora dici, va bene, allora mi ci metto, di impegno, vado, mi curo, faccio, dico, vado al medico e il medico lo bolla come obeso mostruoso. Allora tu, non, ecco, tutto quello che ti aveva portato fuori a dire mi cura, eccetera, una volta che anche la medicina ti definisce un mostro, capisci? Nel 2015 c'erano un gruppo di obesi del Salento che aveva scritto una lettera aperta, poi finita sui giornali, eccetera, alla ministra, allora del ministra della Salute, Lorenzin, chiedendo di togliere questa dicitura obesità mostruosa. Poi c'era stato tutta una il solito scandalo, sai, che orrore, dobbiamo fare qualche cosa, tutti che spendevano, tutti che rilasciavano interviste per dire sì, dobbiamo fare qualcosa. Risultato, ovviamente, non se ne è fatto niente, va in tante ASL ancora, c'è questa obesità mostruosa dopo il superamento di alcuni parametri. Quindi, insomma, è una cosa che ha ancora tanti problemi, soprattutto nel nostro paese. In America, da questo punto di vista, sono un po' più avanti con la lotta alla discriminazione, poi hanno tanti loro problemi, eccetera. Però, ecco, qui secondo me almeno un piccolo percorso comunque l'abbiamo iniziato. L'anno scorso avevo scritto, mentre scrivevo questo romanzo, avevo scritto questa sorta di cosa che è venuta poi un manifesto da cui poi è nata la rubrica che tengo sul Corriere, su sette del Corriere, che si occupa appunto di faccemi, di disturbi alimentari, eccetera, e sono raccolte attorno a questo tantissime persone per dire facciamo qualcosa, dobbiamo parlare di queste cose. Quando Filippo Sensi ha citato, avevamo tentato di far che non fossero soltanto parole, non soltanto un pezzo, non soltanto Certo.
ma di fare qualche cosa. Allora lui ha fatto, abbiamo fatto un ordine del giorno con tanti dati, tante cose, e lui è stato bravissimo perché si è messo in gioco, ha parlato della sua esperienza, e in parlare della sua esperienza, esattamente come ho fatto io prima, ecco, sono venuti tutti dietro. Gli raccontava lui, le persone di tantissimi schieramenti, diverse dal mio, e ecco, mi sono venuti vicino e mi hanno detto: ah, ma sai, è successo anche a me, eccetera. E quindi mettersi in gioco fa sì che, ecco, si scateni quell'empatia che è necessaria per scardinare delle cose, perché tante sono le cose che dobbiamo scardinare. Sì, sempre riguardo a questa cosa e ai farmaci, io nel leggere il tuo libro che ti dico ho trovato a dir poco perturbante, anche mi sono segnata tre definizioni, perturbante, straziante e inquietante. Perturbante perché diciamo, tocca tutti noi, o forse tutti noi che comunque abbiamo col nostro corpo il solito rapporto controverso di ricerca di una perfezione, di inseguimento di una perfezione, spasmodico. Ognuno sviluppa poi la sua dipendenza, c'è chi ha la dipendenza dal cibo, chi dall'alcol che lo stordisce, chi dai farmaci, chi le cumula tutte, ma anche chi ce l'ha dallo sport. Cioè, ho visto gente stramazzarsi con lo sport, con l'idea del corpo perfetto, fino ad avere lesioni ai tendini, alle ginocchia, ovunque, pur di avere questa rappresentazione di sé con un corpo perfetto. C'è l'anoressia, ci sono tutte le patologie alimentari della terra, persone che credono di essere allergiche a qualsiasi cosa. Cioè, tutto deriva poi da un rapporto con il corpo che ci dà insicurezza. Io suppongo che alla base di ognuna di queste patologie, che sono proprio patologie, come l'abuso di droga, per cui non sei mai guarito, cioè sarai sempre uno che, come dicono quelli che vanno ai gruppi dei narcotici anonimi o degli alcolisti anonimi, sono pulito da, cioè non sono un alcolista pulito da, non so, un anno, 10 anni, 3 mesi, ecco, così immagino che un bulimico, un anoressico siano persone che non hanno mai la sicurezza di esserne fuori, cioè ti rimane sempre la paura di ricascarci quando un fidanzato ti lascia, quando vieni mobbizzato sul lavoro, quando perdi un lavoro, quando muore una persona cara. Ecco, c'è sempre la paura di ripiombare in quel tunnel profondo, nero, avvolgente che è un precipizio proprio. E quindi questo tema di non amarci abbastanza, io penso, cioè, è comune perché ce l'abbiamo, credo, tutti o quasi tutti. Conosco pochissime persone sicure di sé, anche donne di una bellezza straordinaria, hanno questa insicurezza, di essere adeguate a uno sguardo, non so se maschile o di se stesso, sempre fatto su dei canoni che sono diversi da quello che siamo noi o ci vediamo fuori dal canone. Quindi l'uso delle parole dei genitori nei confronti dei figli, perché può essere devastante, come si legge nel tuo libro, certe definizioni, certe cose che possono usare i genitori in modo, secondo me, non veramente affettuoso alla fine. C'è sempre un po' di aggressività perché uno non corrisponde al canone che il genitore si era immaginato. Loro fingono di dirti che è affettuoso, la mia cicciottella, ma per niente. È una ferita che ti viene inferta e che poi te la ricordi negli anni, la mia grassottella, la mia. No? È così, Costanza? Eh sì, è esattamente così. Mia mamma poi esagerava perché lei, oltre a tutte queste cose, lei aveva questo sarcasmo feroce che sicuramente le veniva da un modo di essere, insomma, da un modo di sentirsi, di stare male, che noi non comprendevamo. Mia mamma stava veramente
male. Quando ero piccolina lei mi chiamava cretina e io avevo 3 anni. Sì, stai più vicino che non si è sentita, ti chiamava cretina, no? Sì, io avevo 3 anni, lei mi chiamava cretina, ma lo diceva come se fosse, come quando si usa un vezzeggiativo, no? Allora lei diceva la cretinetta mia, poi io non sapevo che cosa volesse dire, io pensavo fosse una parola affettuosa, poi invece una volta ho scoperto che non lo era affatto e chiaramente è stato il momento pubblico dove mi sono sentita veramente presa da mia mamma, poi lei ne aveva tante di queste cose, proprio perché certi genitori, ecco, i genitori hanno le loro storie. Sì, ecco, perché poi non è neanche giusto condannarli perché loro stessi sono vittime di educazioni, di frustrazioni, che poi riversano ovviamente sui figli perché non hanno un altro modo di sfuggire, no? Sono troppo giovani, i genitori di Matilde hanno 20 anni quando Matilde viene al mondo, si trova in una situazione economica difficile, ecco, la mamma di Matilde che voleva diventare una... lei deve mollare tutto per impiegarsi in banca e lei dice appunto la morte in banca come prodigio, questa cosa che resterà sul groppone, ecco, quelle sono cose che ti segnano, i nostri genitori vengono con un bagaglio e non possiamo, ecco, effettivamente poi condannarli. Io non a caso ho messo, comunque io penso che ecco, le storie poi siano sempre in positivo alla fine, anche le storie più brutte, più terribili, quella di Matilde è veramente terribile, lei ha tante molestie, insomma così, però io ho voluto mettere all'inizio del libro come epigrafe una frase, il titolo insomma italiano del libro di Manuel Villa, c'è stata bellezza, proprio perché questo libro è uscito a gennaio, mentre io stavo scrivendo il mio e stavo facendo proprio lo stesso percorso, io stavo proprio dicendo le famiglie sono... organismi vivi, può capitare che litighi tantissimo, che non ti parli più per anni, eccetera, però poi facendo i conti, alla fine in tutto c'è stata bellezza, è un po' come Robert Frost che dice casa, e traducendo così, casa è il posto dove se tu ci vai ti devono prendere, chiaramente non è letterale, è casa tua e la tua famiglia, quindi alla fine poi anche la famiglia di Matilde, anche la mia, ecco, poi non è sempre così, però io vedo sempre in positivo, io vedo genitori che nel caso di Matilde si sono impoveriti per farla studiare, per mandarla, per darle le occasioni a questi genitori che comunque avevano avuto una vita difficile, volevano dare ai figli un mondo migliore, delle occasioni, delle opportunità migliori di quelle che avevano avuto loro e quindi appunto si impoveriscono per farla studiare in America e tutto quanto. Ecco, quindi poi alla fine sono genitori che amano. È chiaro che i genitori non sono perfetti, pensa a noi, io per esempio se a 20 anni avessi una figlia, altro che avrei combinato un sacco di ancora peggio di quelli di mia madre, quindi poi alla fine il bilancio secondo me è positivo. Sì, beh, il tuo libro che è un romanzo, non dimentichiamolo, non è solo, cioè, in cui appunto hai detto all'inizio ci sono delle cose autobiografiche, nel senso che hai attinto alla tua esperienza per fare questo racconto, è anche un catalogo di difficoltà micidiali che vanno al di là del, cioè sicuramente la base è questo disturbo ossessivo compulsivo sui farmaci, l'alimentazione, il corpo, eccetera eccetera, ma poi c'è un rapporto con gli uomini in cui mi ha molto colpito, perché io credo che il 90% delle donne sia stato molestato o abbia subito una violenza, che magari è riuscito a debellare, magari è riuscito a evitare che si concludesse, però faccio fatica a immaginare che a una donna non sia capitato mai, vabbè, adesso non ci sono più l'esibizionista, il molestatore, l'amico di papà che ci prova quando sei adolescente, cioè delle cose molto sgradevoli che per anni non abbiamo raccontato, che non abbiamo mai denunciato, che, perché sennò subito ti sei messa in quella situazione. Ecco, non lo diciamo, non si dice abbastanza, io spero che le nuove generazioni, perché non ci sono le prove, perché in quel momento nessuno filmava col telefonino, perché avevi bevuto, ma
Uno può aver bevuto e può non volere andare a letto con una persona, cioè perché avevi la gonna corta, perché 3.000 motivi, ti vergogni e non denunci, o perché anche rivestita da suora con la tonaca, ma non ti crederanno mai, penseranno che stai mentendo, che sei una pazza spostata, così. Ecco, quindi c'è anche questo tema, che è un tema secondo me importantissimo. C'è il tema di quanto una persona che non si ama finisca con degli uomini stronzi, perché finisca a letto con degli uomini che non valgono lei, che sono delle scelte. Probabilmente succede anche ai maschi, lì parli di teoria del fondo del barile, mi pare che si chiami. Ma diciamo, con persone che valgono molto di meno, che non hanno una capacità di scambio né intellettuale né sociale, cioè sono semplicemente delle persone che ti fanno un sorriso. Ti fanno un sorriso e tu dici: il mio corpo grasso, la mia insicurezza, il mio non credere in me stessa, quest'uomo, per quest'uomo non sono un problema, mi sorride e gli piaccio, mi vuole scopare. E finisci per avere delle storie inutili, dannose, che poi ti porteranno a credere ancora meno in te stessa perché ti sei umiliata. Ecco, c'è questo racconto che io credo sia comprensibile a moltissime donne, sono poche quelle che nascono con l'idea che poi non so neanche se sono le migliori, che loro valgono moltissimo e che chi le vuole deve pagare moltissimo per averle. Ecco. Qui c'è una rappresentazione al contrario, uno svendersi al primo che ti fa un sorriso. In più c'è questa storia del caporedattore Filippo, che io lo piccherei, cioè, non so se è esistito nella realtà o no, ma se mai sapessi chi è, vado e lo meno, perché è proprio lo stronzo perfetto, ma ritratto nelle frasi, nel modo di fare, nelle situazioni, che chi lo legge non può non rimanere coinvolto, perché esistono, cioè non è inventato. Io ne ho conosciuti, cioè magari non li ho avuti come fidanzati, o forse li ho avuti per 3 giorni e ce l'ho fatta scappare, ma è un genere d'uomo che esiste e che capisco che intrappola. Anzi, in realtà credo che quasi ognuna di noi l'abbia avuto uno così. Anch'io l'ho avuto in effetti, è durato un bel po'. Aveva anche dei pregi, per carità, però è l'uomo che ti umilia, è l'uomo che ti tira su e poi ti butta giù perché tu soffochi. Ecco, questo tipo d'uomo forse è anche una vaccinazione, perché dopo che ne hai avuto uno, basta, Sì. sei sana, no? È il Covid, basta, l'ho avuto. Si spera che poi sono immune, guadagno l'immunità, alcuni no, e ci ricascano. È così? Che ne dici, Ma sì, Roxana? forse, nel senso che chiaramente poi inizi a riconoscere certi segnali. Diciamo che ci sono due fasi amorose, tra virgolette, della vita di Matilde. Una dove lei, certo, le succedono tante cose, però comunque è fortunata perché lei va veramente col primo che capita, e proprio per questa enorme sicurezza che lei ha, va col tassista, va con chiunque le fa un sorriso per strada, perché lei, per esempio, anche c'è un momento anche dove lei si interroga, perché poi queste cose succedono, lei va con il ragazzo colore, perché il ragazzo di colore ama, ecco, magari le forme un pochino più abbondanti, e lei dice: ma che vuol dire questa cosa? Vuol dire che sono razzista, sto andando con lui soltanto perché mi fa gioco, perché lui sarà più tollerante del mio corpo. Ecco, si scatenano tantissime cose nella psiche quando fai così. Diciamo poi che anche in realtà Matilde va con tutti questi uomini, nessuno di questi è deleterio, sono proprio soltanto gli uomini sbagliati, insomma, gli uomini non giusti. E lei è un po' come dire: me li scelgo così perché poi così posso tornare dall'unica cosa, l'unica persona che mi vuol bene, che è il pane, no? Che E lei torna dal pane, all'inizio della storia lei dice: il pane non tradisce se sai dove prenderlo, no? E quando lei vive al suo E paese quindi mangia compulsivamente mangia pane. compulsione, però poi Il purtroppo pane, e questa poi cosa. scusami, alla fine il padre anche. Cioè, alla fine il padre e il fratello sono le uniche due figure maschili che
che comunque garantiscono un affetto alla protagonista, mentre le altre figure maschili sono un disastro, anche sessualmente, tra l'altro, sono tutti dei tizi con delle patologie, come poi non si dice mai, ma Ma è effettivamente. così, ma è così. Matilde arriva a un certo punto dove purtroppo cade nelle grinfie di questo Filippo, che lei vede come un riflesso del suo padre, del suo ideale, che lei, perché è questo anche, no? Noi proiettiamo sempre, insomma, noi bambine innamorate del papà, e purtroppo cade nelle grinfie di questa persona, più malvagia ancora, perché pensa di non esserlo, e lì veramente in un suo momento di enorme difficoltà, questo le dà, diciamo, il colpo di grazia. Lì è la persona veramente malvagia, lo stronzo, come dicevi tu. Poi perso i colleghi, ecco, mi senti? Dicevo, poi anche il padre di Matilde, il fratello Sì, di ti sento. Matilde hanno i loro problemi. Il fratello di Matilde abusa di farmaci moltissimo, prende psicofarmaci di tutti i tipi, eccetera, è anoressico, ecco, è proprio l'opposto speculare di Matilde. Il padre di Matilde è un grande narciso, eccetera, però chiaramente è la famiglia, ed è la famiglia che ti vuol bene, quella famiglia che al netto delle cose, magari, ecco, non perfette, la famiglia perfetta, perché la famiglia perfetta non esiste, e poi almeno ci sono queste due figure. A Matilde succede una cosa come quella che hai detto tu poco fa, l'amico di famiglia, no? Matilde va negli Stati Uniti all'inizio, i primi tempi, accolta da questa famiglia americana, e lui è questo settantenne, lei ha 20 anni, ha meno 18, questo qui la molesta, e lei non dice niente perché si vergogna, perché sono gli amici dei genitori, perché le permettono di stare lì mentre fa le domande a tutti i college. Ecco, si innesca questa cosa che pensi che se lo dici a papà finisce tutto male, finisce questa Certo. scuola, finisce questa emancipazione, allora non glielo dici. E poi, vabbè, chiaramente ci sono, io ho messo tante molestie nel libro, perché penso che non, io quella cosa che dicevi tu. Almeno che il 90% delle persone, io penso che tante donne abbiano subito più di una molestia, poi Ma magari certo, ma dal non mondo una, cioè ne sociale subisci non una a soltanto una, 14. ma ce ne sono, esatto, ce ne sono tantissime. Poi possiamo non sono tutte lo stupro, però ecco, sicuramente le donne hanno un bagaglio che va da quando sono bambine, nel caso di Matilde, che viene molestata da questi ragazzini quando ha 3 anni, e poi a tutte quelle della vita, dove lei non, ecco, non è riuscita a ribellarsi, le sono successe delle cose, eccetera, e queste cose l'hanno segnata e contribuiscono, questo è un libro sul dolore, contribuiscono a tutto questo bagaglio di dolore che ha questa persona. Senti, immagino che da quando è uscito, cioè questo libro che ti dico veramente mi ha turbato, mi ha turbato e mi ha anche fatto riflettere perché poi pur avendo avuto anch'io appunto come ti dicevo in passato, tantissimi anni fa, insomma quando avevo 20 anni, però sono andata avanti 10, non so, dai 17, 27, forse anche un po' di più. Così forse lo vedono, Il ecco. problema della, eccolo qua, sì, della Perché bulimia, e quindi capisco cosa vuoi. c'era una persona che chiedeva, potete per cortesia ripetere il titolo del Ah libro? sì, non superare le dosi consigliate. Costanza Rizza Casa d'Orsogna, editore Guanda. Ecco. E, dicevo, quindi tante cose le riconoscevo, ma tante le ho viste poi. Cioè, io per esempio non sono mai stata obesa, però, e neanche particolarmente grassa, cioè solo io mi vedevo grassa e poi mi dicevano grassa nel cervello, però era ossessiva questa cosa e ancora adesso, cioè, mi vedo grassa, ovviamente. Cioè, Non si è una smette cosa più. che non passerà mai, diciamo. La prima domanda cosa che mi faccio la mattina è pesarmi e dirmi, oddio, sono grassa. Ti pesi tutte Ecco, le mattine? Ti io pesi sì, tutte le no, mattine? ma 3-4 volte al giorno, anche da vestita, insomma, così.
E ho bilance in tutte le case, in tutto, ovunque. Se vado in un albergo e non c'è la bilancia, io quasi me la metto in valigia. Come. Però capisco che questa cosa di problema del peso, appunto, che è un problema di insicurezza femminile. Micidiale, e una volta ho letto un'intervista a un famoso psicoanalista che è morto da qualche anno, che si chiamava Aldo Carotenuto, il quale sosteneva che l'ideale di bellezza femminile l'hanno costruito gli uomini a proprio vantaggio. E quindi noi cerchiamo di aderire a un ideale che è stato costruito nei secoli dai maschi. Per cui la loro bellezza non è mai stata in discussione quanto quella femminile, il canone è stato tracciato da loro. E anni fa, quando scrivendo un articolo, una recensione di un ristorante di Dolce Gabbana, Quello della cotoletta? sì, quello della Non la cotoletta. cotoletta, ne scrissi male, poi loro tolsero la pubblicità al Sole 24 Ore su cui è uscita questa recensione per Ricordo, mi Sì. ricordo. Per contro, poi fu pubblicata una recensione risarcitoria che invece ne parlava bene di questo ristorante. Poi allora Daria Bignardi li invitò alle invasioni barbariche, direi, intervistandoli e chiedendogli di me, perché io non avevo diritto di dire che avevo mangiato male in un ristorante, loro toglievano 300.000 euro di pubblicità. Al giornale, se non esisteva il diritto di critica, loro risposero dicendo: la Baresani è una stronza. È una stronza perché probabilmente, no, perché sarà grassa, non mi avevano mai visto, e assolutamente ero come adesso, non so, pesavo 60 kg per 1,70. Perché probabilmente, perché è grassa e quindi è frustrata. Probabilmente grassa e quindi frustrata, cioè il sillogismo era stronza, perché stronza? È grassa, quindi frustrata, quindi stronza. Questo detto da due persone che fanno i vestiti per le donne e che hanno fondato la loro fortuna sui soldi che le donne hanno speso per comprare i loro vestiti. E quindi per me è sempre rimasto una cosa allucinante pensare a cosa c'è nella testa di un maschio e perché noi dobbiamo poi alla fine dar così retta ai giudizi di un maschio. E anche questo mondo della moda che è fondato su un ideale femminile di donna attaccapanni, beh, insomma. Non lo so, non so perché adesso per fortuna qualcosa cambia, ma insomma, comunque rimane stampata nella nostra testa l'idea che devi essere una taglia 38. E Ecco, questo. comunque non cambia del tutto perché tempo fa avevano tolto le taglie, avevano detto non più taglie 38 sulle passerelle. Beh, l'altra volta a Milano in una sfilata abbiamo visto le taglie 34. Sì. E quindi, come dire, queste cose, anche se poi appunto non mi ricordo, è così sempre, insomma, quando poi dicono loro pensano che tu sei mai abbastanza magra, che tu devi essere veramente l'attaccapanni. Sono pochi quelli che poi valorizzano, tu stai parlando di Dolce Gabbana, nel tempo Dolce Gabbana comunque hanno valorizzato una certa donna formosa, ecco, una certa donna con le curve, però poi a te dissero quella cosa, io in quell'occasione insomma me la ricordo bene, perché comunque è sempre un ideale di bellezza, non si è mai abbastanza magri, beh Sì, anche perché certo, la formosa anche però Forza Miello sempre, diceva, non si è mai. sempre pin-up, no? Formosa ma pin-up, cioè Monica Bellucci, non. Certo, non formosa senza forme, non formosa sformata, diciamo così. Ecco, Sì. io dico sempre che ho il risvoltino, sicuramente non formosa con risvoltini.
Ora chiaramente nessuno sta mettendo in croce nella fattispecie un singolo, è un problema, io credo che sia un problema di tutto il no, sistema. No, ma certo, è certo. Chiaro che è un problema di tutto il sistema. L'altro giorno non è stato certo Dolce Gabbana alle sfilate milanesi a mandare in passerella una taglia 34, ma erano stati quelli di Gucci, quindi è una cosa che è comunque di un sistema. Sì, sì, è che noi ci facciamo imporre un certo gusto, una certa ideale di bellezza e tutto sempre per una grande insicurezza. Ad esempio tu nel libro dici che la protagonista ha il naso con la gobba e questo mi piace moltissimo perché spesso la protagonista dice di sé che nei momenti in cui non è obesa è molto bella, è sexy, piace agli uomini, ha personalità, ha carattere, attira anche con il suo naso con la gobba, che adesso noi non ne vediamo più perché chiunque ha il naso con la gobba se lo opera e quindi diciamo si cresce pensando che non esistano, invece fanno parte della fisionomia e dei geni dell'essere umano che ci siano anche nasi non perfettamente dritti, no? Però siccome ormai si ricorre alla chirurgia plastica perché per qualsiasi cosa si pensa addirittura che non esistano più. Invece questo della protagonista, almeno su quello, ha una, diciamo, una presa di coscienza di sé del fatto che può piacere anche un viso che esprime una personalità diversa dal viso così edulcorato delle pagine pubblicitarie. Sì, lei dice che ha il naso come Marlene Dietrich, sì. Si dicono che ha il naso come Marlene Dietrich, poi nella sua fattispecie c'ha i genitori che dice sono cugini e quindi ho ereditato il doppio del naso con la gobba, nel mio caso è diventato il doppio, però io ne vado fiera perché è il naso della mia famiglia, lei ha questo rapporto fortissimo, questa è una bambina innamorata della sua famiglia. Che lei non si rende neanche conto delle storture della mamma, quello che lei dice, tutto quanto. Lei vuole diventare sua madre, lei il suo sogno è far contenta, soddisfare sua mamma, stare insieme a mamma e papà, vuole sempre tornare lì. La protagonista non è certamente una persona stabile, non è certamente Matilde una persona perfetta, lei vuole sempre tornare lì quando ha 40 anni, quando ha 45, a quel mondo che le sembra bellissimo, che è quello dell'infanzia. E perché è così? Perché in fondo è bellissimo. Sì, e quello, diciamo, da lettrice del tuo libro ho fatto più fatica a capire qual era quel meccanismo per cui una storia che chi la legge rimane, beh, insomma, veramente perturbato, come possa poi sembrare il migliore dei mondi possibili, cioè un'infanzia felice, ecco, che vista così sembra invece il terreno di coltura di ogni patologia possibile. Però, come dicevi tu e come anch'io credo da tantissimi anni, c'è un'età in cui non si perdonano i genitori perché non si capisce che anche loro erano giovani, che non ci sono le patenti per avere i figli, cioè laddove uno che adotta viene sottoposto a un fuoco incrociato di esami di psicologi, assistenti sociali, reddituali, esami reddituali, di tutto, uno che fa un figlio a 20 anni, ma anche a 30, non è che ti vengono a controllare prima, e quindi è chiaro che a tuo figlio o nella tua nuova famiglia porti tutte le patologie che hai e che a loro volta sono. Costanza, mettiti centra l'immagine che ecco, se vediamo. E che sono quelle che già si tira dietro questo genitore che a sua volta avrà subito chissà che cosa. Insomma, la famiglia non è un luogo perfetto, l'unico errore è crederlo e credere che possa essere un luogo perfetto. Del resto, una volta parlando con una cacciatrice di teste milanese, abituata a selezionare personale, diciamo, molto qualificato per posti dirigenziali di finanziarie, banche, che ne so, grandi aziende, multinazionali, le avevo chiesto quali fossero, l'ho messo anche in un mio romanzo, Le Sale Rosa dell'Himalaya, quali fossero le caratteristiche di base che per loro selezionatori rendevano le persone più
performanti, usiamo questo termine orribile, migliori sul lavoro. E lei mi disse: guarda, i migliori sono lombardi, ma non di Milano, cioè della provincia, perché il milanese è troppo proud, troppo orgoglioso, si sente troppo sticazzi, come dicono a Roma, no? Mentre il provinciale ha un atteggiamento più umile e in più al senso della rivalsa, cioè vuole farcela su quello di Milano, insomma, e vuole arrivare. E poi, quindi, diciamo, la condizione del provinciale come una condizione vincente perché ti dà una marcia in più, non ci sei già, devi arrivarci, ecco. E poi mi disse i figli separati o di famiglie disastrate, perché per farcela hanno una marcia in più, se no rimanevano schiacciati. Ecco. Pensa quindi che quindi anche molto magari della tua personalità, della tua capacità di scrittura così, così acchiappante, così avvincente, della tua capacità di scegliere argomenti per gli articoli che scrivi, di proporti, di farcela in un mondo che è una selva oscura, quella del giornalismo, che anzi in questi anni è addirittura micidiale, ci sono morti e caduti ovunque, insomma. Ecco, Sì, quindi questa. e poi volevo dire un'altra cosa. C'è un Dimmi. momento dove Matilde cita la Rowling. La Rowling, in un discorso famoso di Harvard, Ayla Rand, disse c'è un termine limite oltre il quale possiamo incolpare i nostri genitori. E questa è una cosa che io credo profondamente. Dall'altro canto, ecco, Matilde è una persona, è una ragazza alla fine della storia, 46 anni, però lei ha sempre, è molto viziata, insomma, e tante cose, insomma, si comporta certe volte come un adolescente, e non nel senso, ecco, solo positivo. E ecco, appunto, c'è questa consapevolezza. Per questo dico, poi alla fine il bicchiere è mezzo pieno. Matilde si rende conto che non è tutto ascrivibile alla sua famiglia, a questa tara. Certo, se non ci fosse stata sarebbe stato molto meglio, però d'altronde questi appunto sono genitori che si sono impoveriti per farla studiare, le hanno dato delle cose che hanno tentato, loro hanno fatto delle scelte, loro pensavano il riscatto sociale, diciamo, della persona attraverso la cultura è più importante di qualsiasi cosa, e quindi poi magari delle altre cose le hanno negate, però come dicevi tu appunto non si nasce con le patenti dei genitori. Allora Matilde, secondo me, capisce questo. Poi chiaramente c'è tutto il discorso di Matilde, che si sente sempre in colpa. Matilde si sente in colpa del fatto che sua mamma è morta, si sente in colpa per tutta la vita. È anche un po' una cosa in cui evidentemente lei si crogiola forse, però ecco, questo senso della colpa, no? Quando Matilde a un certo punto abortisce, poi lei pensa subito che le succeda qualche cosa. Lei aveva fatto sempre la scuola cattolica e le avevano appunto instillato questa cosa della colpa. Quindi lei dice: vedrai, adesso ingrassi, diventi una balena, ed effettivamente Niente poi grasso. succede quello, e così è lei che non si vuole, che questa sua paura, insicurezza mista a anche una certa ferocia verso se stessa, perché appunto parlavamo dell'amore verso noi stessi. Matilde, una cosa che deve veramente imparare è ad amarsi, e non è che il libro, appunto, questo libro finisce un po' appeso da questo punto di vista, perché amarsi non è che poi finisce che ti ami, è sempre un percorso, e chissà poi se alla fine ci riesci. Ecco, tu stavi dicendo, io alla mia età ho ancora tutti questi problemi di insicurezza, sono cose che ci portiamo dietro per tutta la vita, non è che poi a un certo punto, ah guarda, wow, adesso io mi amo, che vuol dire? E quindi anche Matilde, insomma, fa un percorso, e quando finisce il libro è lì, insomma, Sì, non ha finito il no, non percorso. ha finito, ma no, Non ha no. finito. Per fortuna non ha Per finito, se no ci fortuna. sarebbe anche meno simpatica. Sì. Senti, mi vedo che è passata velocemente, molto velocemente un'ora, che era il tempo che avevamo a disposizione. Perché fra 2 minuti ci taglia Sì, Instagram. e incoraggio tutti a leggere Non superare le dosi consigliate, che non solo è una bella storia, con diciamo quel passo di presa sul lettore che hanno tutte le storie personali, le storie di un percorso anche difficile. È anche una storia molto istruttiva che secondo me ci può educare moltissimo nel nostro rapporto con gli altri, perché magari tante volte finiamo per ferire qualcuno
in modo inconsapevole per delle parole che ci escono scioccamente senza averci pensato. Quindi cioè, è anche una lettura civile, voglio dire, civile nel senso di educazione civile. Quindi Costanza, ti ringrazio molto di avermi chiesto di presentare il tuo libro, è stato un piacere. Spero che diventi un long seller perché ha tutte le caratteristiche per esserlo. Grazie. Saluto tutti quelli che ci hanno seguito. E a presto. Anch'io, grazie a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.